Avvocato e Presidente Navarra, si è parlato tanto di rally d'Abruzzo in questi giorni, perché l'ente parco sostanzialmente ha dato parere negativo allo svolgimento della manifestazione? Era un atto dovuto applicando una normativa specifica. La normativa specifica riguarda non solo l'ente parco in quanto tale, ma in modo puntuale anche gli aspetti territoriali specifici di attraversamento. Siamo in ZPS, che vuol dire zona protezione speciale, e in un SIC, sito di interesse comunitario, cioè tutto i luoghi territoriali che non solo come parco nazionale ma anche a livello europeo importano obbligatoriamente una tutela speciale. È per questo che l'ente parco, che gestisce per conto dell'Unione Europea anche questi profili, aveva il dovere di adottare questo atto. Se poi mi si chiede come linea di indirizzo generale qual è la mia, quindi fatto salvo la doverosità dell'applicazione della legge, io invito a riflettere se nel 2020 sia ancora concepibile l'organizzazione di un rally all'interno del parco. A noi non è che manca il territorio, anche i territori attraversati, le comunità attraversate, i comuni attraversati non è che ricadono integralmente all'interno del parco. I sindaci non l'hanno presa benissimo, i sindaci che lei ha incontrato lunedì scorso, alcuni hanno anche minacciato di uscire dall'ente parco. Lei cosa risponde? Giusto che i sindaci facciano il dovere, e facciano il loro dovere nel rappresentare le comunità. Se si vuole uscire dal parco, il percorso è estremamente complesso, è una sconfitta storica in primo luogo di queste amministrazioni comunali che hanno voluto in passato il parco, perché il parco non nasce per volontà esterna ma per volontà interna. Ricordiamo tutti i vari deliberati, le varie marce, proprio per allargare le aree di perimetrazione. Però al di là di questo, io ho cercato di spiegare con la massima bonomia agli amici sindaci che cosa? Che se si esce dal parco, si esce dalla comunità del parco dove loro sono presenti, si rimane invece in zona ZPS e in zona SIC, quindi si perde addirittura uno strumento di colloquio e di operatività concreta, rimanendo soltanto i vincoli. L'ultima, immagino che lei abbia letto, sentito le parole di Giorgio D'Ignazio, dell'assessore regionale, sul mancato svolgimento appunto della manifestazione. Che idea si è fatto? Ma secondo me, e lo dico col massimo rispetto all'assessore, sono parole in parte errate. Perché in parte errate? Primo, perché generano una confusione. Come il mio stile, io ho chiamato subito l'assessore dicendo: scusami, ma ti riferisci alla mia persona? Ti riferi, perché in questo caso stai sbagliando grandemente, ti riferisci a qualcuno all'interno del parco? Ho necessità di saperlo, perché forse potrebbe l'atto amministrativo essere stato disfunzionalizzato, e mi è stato detto assolutamente no, che si riferiva ad altri enti, ad altre situazioni, e questo eventualmente sarà lui a chiarirlo. Però le sue parole avevano e hanno ingenerato sicuramente un dubbio di individuazione errata in danno del parco. Ma in termini generali, se l'atto è dovuto, e io ho anche spiegato all'assessore che è dovuto, tutto il contorno che pure ci può essere non è utile. Qui in realtà era utile vederci prima da parte dell'organizzazione, interessarci prima, essere un po' più trasparenti e non formalizzare le domande il 13 agosto come è avvenuto. Qui mi permettetemi una risposta diretta all'amico sindaco Palumbi. Lui ha parlato di 27isti in danno dei miei dipendenti del parco. Non è corretto, è ingiusto ed è grandemente offensivo. Perché non è corretto? Al di là dell'offensività, perché su mia indicazione il direttore e chi ha fatto l'istruttoria sono tornati dalle ferie, ma non in giorni qualsiasi, il 13, il 14, il 15 e il 16 agosto, e hanno istruito la pratica per dare già il 17 agosto il parere doverosamente negativo.